benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Scoppia la polemica in seguito all'ospitata di Andrea Antonello e di suo padre Franco nel celebre programma Ballando con le stelle di Rai 1. La reazione negativa non è stata tanto per l'invito in sé, quanto piuttosto per il tono e i contenuti condivisi in diretta. Nel corso della puntata, Franco Antonello ha descritto con emozione il momento in cui ha appreso della diagnosi di autismo del figlio, con un racconto crudo che ha rievocato la rabbia e il dolore provati. Queste due mani, le vedi, le ho sfasciate sul cruscotto della macchina. Noi genitori siamo destinati a soffrire, finché vivranno i nostri figli. Tale dichiarazione ha suscitato reazioni forti e numerose critiche. Molti all'interno della comunità autistica hanno percepito l'intervento come eccessivamente pietista e in alcuni casi addirittura offensivo. Federica Giusto, artista molto conosciuta, ha denunciato su Instagram: per l'ennesima volta la Rai narra l'autismo e la disabilità con pietismo e violenza. Non siamo un problema sociale. Chiediamo alla Rai di ascoltarci, fateci parlare. La Giusto ha poi continuato, sottolineando l'importanza di un approccio rispettoso e inclusivo, e chiedendo ai media di non rappresentare l'autismo come una disgrazia. Marianna Monterosso, voce autorevole sull'autismo, ha espresso disaccordo con le parole di Franco Antonello, sottolineando come queste possano dare un'immagine distorta e riduttiva delle persone autistiche. Andrea è autistico, non stupido. Io sono autistica e quelle parole mi hanno dato dolore e sofferenza, ha dichiarato. Giulia Gazzo, un'altra voce autistica, ha evidenziato il frequente approccio pietista dei media generalisti quando si parla di autismo, chiedendo maggiore rispetto e sensibilità nella narrazione. Milly Carlucci, la RAI e lo staff del programma sono ora al centro di un dibattito acceso. La responsabilità dei media nell'approccio a temi delicati come l'autismo è sotto esame, con una chiara richiesta da parte della comunità autistica e delle loro famiglie di un'informazione più attenta e rispettosa. Che ne pensate? Siete d'accordo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!